Nel giorno del decesso di Kim Jong-il, fino al giorno dei funerali, i media nordcoreani hanno diffuso immagini ritraenti centinaia di migliaia di cittadini presi da crisi isteriche, piangevano e invocavano il nome del defunto presidente. Tra di essi vi era Kim Jong-un, terzogenito di Kim Jong-il, futuro presidente della Commissione di Difesa Nazionale, della Commissione per gli Affari di Stato e leader della Corea del Nord. Al contrario del padre, sin da piccolo conosciuto e stimato dal popolo nordcoreano, il passato di Kim Jong-un è assai misterioso. Nato l'8 gennaio 1982, benché i media occidentali riportano come anno di nascita il 1983 o il 1984, i media occidentali si sono sbizzarriti nell'ipotizzare la sua adolescenza. Si è parlato dei suoi soggiorni e studi in Svizzera, ma le testimonianze di chi lo avrebbe conosciuto in quegli anni sono confuse e discordanti. Ciò che è certo è che ha studiato dal 2002 al 2007 all'Università Kim Il-sung, la principale scuola per la formazione di ufficiali a Pyongyang. Fu nel 2009 che i media nordcoreani e occidentali cominciarono ad interessarsi a lui, trasformandolo in una figura pubblica. Il 27 settembre 2010, alla vigilia della Conferenza Nazionale del Partito del Lavoro, Kim Jong-un venne nominato Dae Jang, generale dell'esercito insieme alla zia Kim Kyong-ui, e il giorno dopo venne eletto membro del Comitato Centrale del Partito del Lavoro e vicepresidente della relativa commissione militare. Da allora presenziò a un numero di manifestazioni ufficiali insieme al padre, compresa la parata per il 65° anniversario del Partito del Lavoro. Alla morte del padre, Kim si ritrovò a essere la persona più influente dello Stato, considerato da tutti il grande successore di Kim Jong-il. Sin da subito l'Occidente cominciò a irriderlo, per i nostri media era troppo giovane e fantoccio del vicepresidente della Commissione di Difesa Nazionale e marito di Kim Kyong-ui, sorella di Kim Jong-il, e dunque zio di Kim Jong-un, Chang Sung-taek. Tuttavia l'11 aprile 2012 Kim fu eletto presidente della Commissione di Difesa Nazionale, superando lo zio per grado, divenendo il più giovane capo di Stato del mondo. Alla fine Chang Sung-taek fu accusato e poi processato per aver progettato un colpo di Stato nel paese, attività controrivoluzionaria, appropriazione indebita e uso di droghe. Chang era un convinto filo cinese e forse l'uomo di cui Pechino voleva servirsi per limitare il potere del nipote, prendendo iniziative autonome come quella di promettere alla Cina lo sfruttamento delle terre rare nordcoreane. L'esecuzione dello zio del nuovo leader fu subito amplificata dai media occidentali, si disse che, prendendo spunto da un articolo di giornale satirico di Hong Kong, il povero malcapitato era stato dato in pasto a 120 cani. È così che gli storici nemici della Corea del Nord consacravano Kim Jong-un come nuova icona del male assoluto, il nuovo Hitler che trama contro la pace del mondo. Nel dicembre del 2012 un satellite fu mandato in orbita, senza successo, dai nordcoreani. Tale gesto fu condannato dalla risoluzione 2087 del Consiglio di sicurezza dell'ONU il 22 gennaio successivo, condanna seguita dal rafforzamento delle sanzioni, ottenendo l'annuncio nordcoreano di nuovi esperimenti nucleari al fine di portare gli USA alla trattativa diplomatica. Il 12 febbraio 2013 i media nordcoreani annunciarono la corretta esecuzione del terzo test nucleare sotterraneo del paese, probabilmente in risposta all'elezione della neopresidente sudcoreana, fervente anti-nordcoreana, Park Geun-hye, figlia dell'ex dittatore Park Chung-hee. La Park rispose con un atteggiamento di chiusura e, quando la Corea del Sud subì pesanti attacchi informatici a marzo e giugno del 2013, accusò l'RPDC di essere la colpevole, nonostante la negazione di quest'ultima, mentre altri sospettarono attivisti sudcoreani contrari alla politica di chiusura verso il nord del proprio paese. Tutto ciò fu sfruttato dagli USA di Obama e Hillary Clinton per siglare con Seoul l'accordo per l'installazione nella Corea del Sud di varie unità del sistema missilistico THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, continuando ad accusare la Corea del Nord di svariati crimini per giustificare misure apparentemente difensive ma in realtà, come denunciato da Xi Jinping e Vladimir Putin, mirate a rinvigorire l'accerchiamento di Russia e Cina, arricchendo anche fabbricanti d'armi statunitensi. Il 24 novembre 2014 vi fu l'emblematico episodio del cyberattacco alla casa di produzione televisivo/cinematografica Sony Pictures per mano di un fantomatico gruppo di hackers autodefinitesi guardiani della pace che paralizzò a lungo l'apparato informatico della ditta, chiedendo che fosse ritirato il ridicolo film The Interview nel quale venne simulato l'assassinio di Kim Jong-un. Il film fu ritirato dalle sale e distribuito solo via internet, contro il volere del presidente Obama, che avrebbe preferito vederlo al cinema.
Pyongyang, accusata del hackeraggio, si dichiarò estranea ai fatti e con il procedere delle indagini apparve sempre più probabile che in realtà l'autore, o gli autori, del gesto andassero cercati molto più vicino, forse proprio in qualcuno dei tanti dipendenti recentemente licenziati dalla ditta. Nonostante tutto ciò, con la benedizione di Obama, gli USA non si fecero scrupoli nell'affibbiare, il 2 gennaio 2015, altre restrizioni finanziarie al paese, così la Corea del Nord rispose un mese dopo con il testo di un nuovo missile antinave ad alta precisione. Il 15 agosto, anniversario della liberazione dai giapponesi, Pyongyang portò la propria ora a 7,30 da Greenwich. La chiusura di Park Geun-hye aumentò e nessun incontro tra famiglie divise avvenne negli anni della Park. Le chiusure aprioristiche della presidenza sudcoreana portarono all'esasperazione di Pyongyang, che condusse, il 6 gennaio, a un nuovo test nucleare, esplodendo questa volta una bomba a idrogeno. Il 7 febbraio, capodanno lunare cinese e giorno della finale di Super Bowl, la Corea del Nord metteva in orbita con successo il satellite Kwangmyong-Song 4, dopo che la NADA, National Aerospace Development Administration, ne aveva regolarmente annunciato rilancio ai competenti organi internazionali. L'ONU il 2 marzo condannò entrambi gli eventi con la risoluzione 2270. In quei mesi Park Geun-hye, o che per lei, abbandonò definitivamente il complesso industriale di Kaesong. Il 6 maggio si aprì a Pyongyang il 7° congresso del Partito del Lavoro. Kim Jong-un ribadì che il ricorso all'arma nucleare avverrà solo ed esclusivamente per scopi difensivi, in caso di attacco subito nel suolo nazionale, lanciando il primo piano economico quinquennale dal 1980. Il 9 settembre, anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea, fu eseguito il quinto test nucleare e il secondo del 2016, potente almeno 12 kiloton, seguito dalla risoluzione numero 2321 dell'ONU con nuove sanzioni per la RPDC. Poco male per Kim, nel suo discorso di fine anno il leader coreano annunciò la prosecuzione del programma missilistico, la cui conferma arrivò il 12 febbraio, in occasione del viaggio negli Stati Uniti del primo ministro giapponese Shinzo Abe, quando Pyongyang lanciò un missile a medio raggio di tipo Dong che, dopo un volo di circa 500 km, si inabissò nel Mare d'Oriente. Da allora il neopresidente statunitense Donald Trump, che in campagna elettorale attaccò la maggior parte dei paesi del mondo, compresi Corea del Sud e Giappone, ma non lo storico nemico che è la Corea del Nord, iniziò una battaglia di minacce a botta e risposta con Kim Jong-un. Il 13 febbraio Kim Jong-un, più tardi identificato come il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-nam, arrivò all'aeroporto di Kuala Lumpur per imbarcarsi alla volta di Macao, sua residenza abituale. Morirà, secondo le autorità malesi, avvelenato dal gas nervino VX, benché inizialmente fu dichiarato vittima di un attacco cardiaco. Immediatamente i media occidentali accusarono il famoso fratellastro del misfatto, dando più versioni dei fatti, dall'uccisione con freccette avvelenate, notizia diffusa dai servizi segreti sudcoreani ma immediatamente dimenticata, all'avvelenamento per strofinio della sostanza letale per mano di agenti nordcoreani, poi trasformati in delle povere vittime del complotto nordcoreano, la colpevole avrebbe spruzzato il gas nervino convinta che fosse acqua e di stare attuando uno scherzo nei confronti della vittima. I nordcoreani Ri Yong-chol, Ri Ji-hyun, O Jong-jil, Ri Ji-yu, So Yong-la Yong Song-ak, la vietnamita Duan Ti-wong e l'indonesiana Siti Aisia, sospettati dell'omicidio, sono stati tutti scagionati dalle accuse. In particolar modo l'avvocato dell'indonesiana Siti Aisia chiese chiarezza nello spiegare come mai la sua assistita non avesse avuto sintomi da contatto con il VX, smentendo la polizia malese. Stando ad una discutibile dichiarazione del capo della polizia malese Nervino, non ha effetti se ci si lava subito le mani, ma è scientificamente provato che basta un minimo contatto con il gas, anche attraverso la pelle, per avere sintomi e danni permanenti, anche molto gravi. Invece niente, né la signorina Siti, né i presunti complici, né nessun altro presente nel luogo del delitto ha riportato sintomi dovuti al contatto con il gas nervino, anche l'aeroporto CLIA 2, ispezionato dopo 12 giorni dall'omicidio, ufficialmente era sicuro e non sono state trovate tracce della sostanza tossica. Altra stranezza, stando alla versione fornita dalla polizia malese l'attacco sarebbe avvenuto circa alle 9 del mattino. Stando a quanto dichiarato Kim avrebbe avuto dolori e sarebbe morto a causa della paralisi degli organi vitali dopo una quindicina di minuti. Il medico che ha certificato il decesso ha però dichiarato che questo è avvenuto alle 11. In questa ora e tre quarti cosa è successo? Grazie alla sospetta inefficienza della polizia malese ormai è lecita qualunque ipotesi.
Facendo finta che l'omicidio sia realmente avvenuto, il quotidiano online Opinione Pubblica ha avallato due ipotesi estranee al coinvolgimento di Kim Jong-un nella morte del fratellastro, o presunto tale. Prima ipotesi. La dirigenza sudcoreana volle forzare la mano a Washington, mostrando al mondo il lato barbaro dei vicini del nord, guidati da un tiranno capace di ammazzare come un cane il fratello ribelle. Da qui la messa in scena ai limiti di una commedia thriller B-movie, con figuranti pescati per un centinaio di dollari tra nightclub e ragazzotte divorziate cadute dalle nuvole e un agente con mille personalità e passaporti falsi. Allo stesso tempo, fu un modo per innervosire Pyongyang, che proprio il 16 febbraio celebrava la nascita di Kim Jong-il, l'anello di congiunzione tra Jong-nam e Jong-un. Seconda ipotesi. Le modalità dell'agguato fanno pensare a qualcosa di dilettantesco. Ad una questione ben meno importante di un affare di Stato. Ad esempio qualche debito non pagato. Kim Jong-nam era vittima dei suoi eccessi. Viveva a Macao, la Las Vegas d'Oriente, dove nei casinò era solito spendere cifre considerevoli. Pare inoltre che la linea di credito aperta con Pyongyang sia stata chiusa da qualche anno. Questa teoria è supportata dal deputato sudcoreano Kim Jong-dae, secondo il quale la morte di Jong-nam è stata causata da un regolamento di conti con una banda criminale. Allo stesso tempo, rimaniamo dell'idea che nessun servizio segreto al mondo, che possa considerarsi serio, si affiderebbe a così poca professionalità. La vietnamita Dong è stata arrestata il giorno dopo mentre cercava l'amica nello stesso aeroporto, soprattutto se il bersaglio venisse considerato così tanto importante. Ma a questo punto è lecito dubitare anche che vi sia stato un omicidio. Ciò che è certo è che Kim Jong-nam non era assolutamente un pericolo per il fratellastro, viveva all'estero da oltre un decennio, non aveva più legami politici all'interno del paese e non costituiva in alcun modo una minaccia per Kim Jong-un, il quale non aveva dunque alcun interesse ad eliminarlo. Nel maggio 2017 Moon Jae-in è stato eletto presidente della Corea del Sud con la promessa di tornare alla Sunshine Policy, politica di riavvicinamento con la Corea del Nord. Il 3 settembre 2017 venne eseguito il sesto test nucleare nordcoreano. Il 2018, inaspettatamente, fu l'anno del secondo disgelo tra la Corea del Nord e gli storici avversari Corea del Sud e Stati Uniti, ma anche con la Cina, con la quale negli ultimi anni aveva avuto legami molto freddi. Nel suo discorso per il nuovo anno, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proposto di inviare una delegazione ai successivi giochi olimpici invernali in Corea del Sud del 9 febbraio. Alle Olimpiadi invernali, la Corea del Nord e del Sud hanno marciato insieme nella cerimonia di apertura e hanno schierato una squadra di hockey su ghiaccio femminile amica. Oltre agli atleti, la Corea del Nord ha inviato una delegazione di alto livello senza precedenti, guidata da Kim Yo-jong, sorella di Kim Jong-un, e dal presidente del Presidium dell'Assemblea Popolare Suprema Kim Yong-nam, e inclusi artisti come la Sam Chilion Orchestra. La delegazione ha inviato un invito al presidente Moon a visitare la Corea del Nord. Dopo le Olimpiadi, le autorità dei due paesi hanno sollevato la possibilità di ospitare insieme i giochi invernali asiatici del 2021. L'8 marzo, la Casa Bianca confermò che il presidente Trump avrebbe accettato un invito ad incontrarsi con Kim Jong-un. Fu previsto l'incontro. Dal 25 al 28 marzo 2018 Kim Jong-un, accompagnato dalla moglie Ri Sol-jeou, ha incontrato per la prima volta a Pechino il segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Durante l'incontro tra i due capi di Stato, Kim Jong-un ha invitato ufficialmente Xi Jinping a Pyongyang in un momento conveniente per lui, e Xi ha accettato l'invito. Xi ha esortato Kim a rafforzare la futura partnership strategica e diplomatica tra Cina e Corea del Nord. Kim ha sottolineato a Xi che la Corea del Nord e la Cina sono paesi socialisti di lunga data e che ci sono molti modi per cooperare su vari aspetti in futuro. L'1 aprile, le star del K-pop sudcoreano hanno eseguito un concerto a Pyongyang intitolato La primavera sta arrivando, a cui hanno partecipato Kim Jong-un e sua moglie. Nel frattempo, le trasmissioni di propaganda si sono fermate da entrambe le parti. Il 27 aprile si è svolto un summit tra Moon e Kim nella zona sudcoreana dell'area di sicurezza congiunta di Panmunjom. L'incontro è stata la prima visita di un leader nordcoreano in Corea del Sud dalla guerra di Corea. In questo incontro inizialmente i due leader si sono stretti la mano sulla linea di demarcazione, dopodiché Moon accettò l'invito di Kim di passare brevemente al lato nord della linea, un gesto non programmato, prima che i due camminassero insieme fino alla Casa della Pace.
Oltre ai colloqui, i due leader hanno condotto una cerimonia di piantagione di alberi usando terra e acqua provenienti da entrambi i lati e partecipato a un banchetto. Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping per la seconda volta da Liaoning, dal 7 all'8 maggio 2018. I due leader hanno discusso su come cooperare sulla denuclearizzazione e la pace nella penisola coreana. Hanno anche discusso le relazioni Cina-RPDC e le questioni significative di interesse comune. Il secondo summit del 2018 tra Corea del Nord e Corea del Sud è stato stabilito sul suggerimento di Kim Jong-un con un rapido preavviso di 24 ore e accettato da Moon Jae-in. Durante l'incontro, avvenuto il 26 maggio, entrambi i leader hanno accettato di accelerare l'attuazione della dichiarazione Panmunjom e di incontrarsi di nuovo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza formalità. Il 24 maggio, il presidente Trump annunciò che avrebbe annullato il vertice con Kim Jong-un, ma annullò la sua cancellazione l'1 giugno. Lo stesso giorno entrambe le Coree hanno accettato di riaprire un ufficio di collegamento situato all'interno di un parco industriale a Kaesong, che era stato gestito congiuntamente dai paesi come zona economica fino a quando il sud di Park Geun-hye non lo aveva chiuso nel febbraio 2016 dopo un test nucleare nordcoreano. È stato concordato che le riunioni familiari che erano state annullate dalla Park nel 2015 sarebbero riprese tra il 20 e il 26 agosto 2018. Il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord è stato tenuto a Singapore, come previsto, il 12 giugno. È stata la prima volta che un leader coreano ha incontrato un proprio omologo statunitense. Carter e Clinton non erano più alla presidenza quando incontrarono rispettivamente Kim Il-sung e Kim Jong-il. Successivamente al colloquio faccia a faccia, Trump e Kim hanno firmato una dichiarazione congiunta, con la quale i due stati si impegneranno a stabilire nuove relazioni diplomatiche con l'obiettivo di ottenere pace e prosperità. Costruire una situazione di pace stabile e duratura nella penisola coreana. Denuclearizzare del tutto la penisola coreana. Rimpatriare tutti i prigionieri di guerra e di dispersi. Oltre a ciò, gli Stati Uniti si impegnavano anche a proteggere la Corea del Nord in caso di minacce militari. Il passato è alle spalle, ha dichiarato Kim nella conferenza stampa congiunta, il mondo vedrà il cambiamento. D'altra parte Donald Trump, rispondendo alla domanda di una giornalista, ha annunciato che inviterà Kim alla Casa Bianca. Il 23 giugno 2018 la Corea del Sud ha annunciato che non condurrà esercitazioni militari annuali con gli Stati Uniti a settembre e interromperà anche le proprie esercitazioni nel Mar Giallo, al fine di non provocare la Corea del Nord e di continuare un dialogo pacifico. Kim Jong-un ha incontrato per la terza volta Xi Jinping a Pechino il 19 e il 20 giugno 2018. Corea del Sud e Corea del Nord hanno gareggiato come Corea in alcuni eventi ai Giochi Asiatici del 18 agosto 2018. Il 20 agosto circa 330 sudcoreani di 89 famiglie, molti in sedie a rotelle, hanno abbracciato 185 parenti separati dal confine nella località del Monte Kumgang. I membri sudcoreani di queste famiglie sono tornati a casa il 22 agosto. Tra il 24 e il 26 agosto, un secondo round di riunioni familiari si è verificato quando un totale di 326 sudcoreani provenienti da 81 famiglie si sono recati sul Monte Kumgang per incontrare quasi 100 dei loro parenti cittadini del nord. Il 14 settembre, l'ufficio di collegamento intercoreano ha riaperto presso la sede del parco di Kaesong. Il 18 settembre è iniziato il terzo summit intercoreano. Il primo giorno, Moon Jae-in e sua moglie Kim Jung-sok sono arrivati all'aeroporto internazionale Sunan di Pyongyang, dove hanno ricevuto un ricevimento entusiasmante che prevedette la presenza di una guardia d'onore e della banda militare centrale dell'esercito coreano dei popoli. Anche Kim Jong-un li accolse e abbracciò Moon. Kim e Moon viaggiarono nella stessa macchina. Il 19 settembre a Pyongyang, un accordo intitolato Dichiarazione congiunta di Pyongyang del settembre 2018 è stato firmato da entrambi i leader coreani. L'accordo richiede un accordo militare, scambi civili e cooperazione in molte aree e condizioni per denuclearizzare la Corea del Nord. Durante questo giorno, il ministro della difesa nordcoreano Noh Kwang-chol e il ministro della difesa sudcoreano Song Yang-mo hanno anche firmato un nuovo accordo di riconciliazione, non aggressione, scambio e cooperazione noto come accordo sull'attuazione della dichiarazione storica di Panmunjom nel campo militare. L'accordo prevede la rimozione di mine terrestri, posti di guardia, armi e personale nell'area di sicurezza congiunta da entrambi i lati della frontiera nord-sudcoreana. Kim Jong-un ha anche promesso di visitare la capitale sudcoreana di Seoul nel prossimo futuro. Di fronte a una folla di 150.000 persone, Moon ha pronunciato un discorso allo stadio del 1 maggio di Pyongyang, chiedendo l'unità culturale e la riunificazione di entrambe le Coree.
Nello stesso stadio, Moon, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e le loro mogli hanno partecipato alla rappresentazione dello spettacolo Il Paese Glorioso. Il giorno seguente i leader delle due Coree visitarono insieme il Monte Paektu. Mu viaggiò da Pyongyang in aereo fino all'aeroporto di Samjilion vicino al Monte Paektu, dove Kim, che era già arrivato, lo salutò. I leader sono saliti insieme su una funivia per raggiungere il Lago del Cielo, situato in un cratere in cima alla sacra area vulcanica della montagna. Moon è stato il primo presidente della Corea del Sud a visitare il Monte Paektu. Dopo aver raggiunto il lago, Kim, Moon e le loro mogli hanno posato insieme per una foto. Il vulcano e il Lago del Cielo sono considerati i siti più sacri della mitologia coreana. Prima che Moon tornasse in Corea del Sud, una lapide è stata dedicata durante una cerimonia di piantagione di alberi a Pyongyang per commemorare il suo viaggio in Corea del Nord. Kim ha anche spedito 2 tonnellate di funghi di pino nordcoreani, conosciuti localmente come songji, oltre il confine. Il segretario stampa di Moon Yeon Yang-chan ha dichiarato che i funghi sarebbero stati dati a 4.000 sudcoreani che avevano familiari in Corea del Nord. Il 25 settembre, il presidente Trump ha riferito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che la Corea del Nord aveva interrotto i test nucleari, ma che gli Stati Uniti avrebbero mantenuto le sanzioni fino a quando la Corea del Nord non avrà raggiunto la denuclearizzazione totale. Il 27 settembre 2018, Kim ha onorato una richiesta fatta da Moon durante il summit e ha donato al leader sudcoreano 2 rari Pungsans, cani da caccia coreani, chiamati Gomi e Sungang. L'1 ottobre 2018, gli ingegneri militari della Corea del Nord e del Sud hanno avviato un processo programmato di rimozione di mine e altri esplosivi piantati nell'area di sicurezza congiunta della zona demilitarizzata coreana. Il lavoro tra le due Coree per rimuovere le mine è stato completato il 30 novembre 2018. Il 22 novembre 2018, la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno completato la costruzione per collegare una strada di 3 km lungo la zona demilitarizzata. Il trasporto ferroviario dalla Corea del Sud alla Corea del Nord è ripreso il 30 novembre 2018, quando un treno sudcoreano che trasportava ispettori ferroviari entrò nella Corea del Nord. La distruzione di 20 posti di guardia situati lungo le prime linee della linea demilitarizzata coreana è iniziata ufficialmente l'11 novembre 2018. L'11 novembre 2018, la Corea del Sud ha trasportato 200 tonnellate di mandarini verso la Corea del Nord dall'isola di Jeju. Il 12 novembre 2018, Gomi, la femmina Pungsan donata da Kim Jong-un a Moon Jae-in, ha dato alla luce 6 cuccioli. Ecco qua i piccoli appena nati di Gomi, uno dei cani Pungsan dalla Corea del Nord, ha scritto su Twitter l'ufficio del presidente, postando 2 foto dei cani coccolati da Moon e dalla First Lady, 3 cuccioli maschi e 3 femmine, definiti in ottima salute. Dato che la gravidanza dei cani è di circa 2 mesi, Gomi doveva essere incinta quando è arrivata da noi. Spero che i rapporti intercoreani vadano nello stesso modo, ha twittato il capo dello Stato sudcoreano. Il 25 novembre 2018, Moon ha presentato al pubblico le foto di questi cuccioli regalo della pace. Il 10 dicembre 2018, il Ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha dichiarato che il budget stanziato per progetti di cooperazione e di scambio con la Corea del Nord ha superato il trilione di won, circa 900 milioni di dollari, per la prima volta in 3 anni. Il 20 dicembre, la Corea del Nord ha annunciato che non si denuclearizzerà fino a quando gli Stati Uniti non avranno eseguito determinate richieste, accusando gli Stati Uniti di aver travisato ciò che è stato concordato a Singapore. Tuttavia i rapporti tra i due stati sono notevolmente migliorati, tant'è che il presidente USA ha affermato di essersi innamorato di Kim Jong-un. Il 2019 è giunto in questo clima di pacificazione. Kim Jong-un ha pronunciato il consueto discorso televisivo di Capodanno. Nel primo discorso dell'anno, il leader ha salutato il vecchio 2018 come un anno estremamente fruttuoso, ricordando gli obiettivi raggiunti e il progresso annuale in campo economico, politico e sociale, fissando nuovi obiettivi per il 2019, nella speranza di migliorare tutto ciò che deve essere migliorato nel paese.
si è detto soddisfatto delle relazioni amichevoli avute con vari partiti e paesi, dando particolare importanza al nuovo disgelo intercoreano, elogiando gli sforzi dei due paesi compiuti ai fini della riunificazione e della fine della guerra fratricida che è ancora in corso, sperando di raggiungere obiettivi ancora maggiori in tale campo. Ha dedicato grande attenzione anche alla nuova svolta nelle relazioni RPDC USA, ribadendo di voler continuare la politica di amicizia e rispetto reciproco avviata a Singapore, aggiungendo, tuttavia, che se gli Stati Uniti non mantengono le promesse fatte agli occhi del mondo, e per errore di calcolo sulla pazienza del nostro popolo, tentassero di imporci unilateralmente qualcosa e di persistere nell'imporre sanzioni e pressioni contro la nostra Repubblica, potremmo essere costretti a trovare un nuovo modo per difendere la sovranità del paese e gli interessi supremi dello Stato per raggiungere pace e stabilità della penisola coreana. Kim ha così concluso il discorso, compagni, iniziamo il viaggio del nuovo anno mentre ci prepariamo ancora una volta con determinazione a lavorare divotamente per il nostro paese, la nostra patria e le risa felici delle giovani generazioni. Ciò di cui siamo convinti ancora una volta, mentre esaminiamo con orgoglio l'anno scorso, quando abbiamo fatto rapidi progressi, mentre ci aprivamo la via coi nostri sforzi e la fiducia nelle nostre forze di fronte al duro blocco e alle sanzioni economiche, è la verità che il nostro Stato è pienamente capace di avanzare dinamicamente lungo la strada dello sviluppo del socialismo nel nostro stile grazie alla grande forza e agli sforzi del nostro popolo, senza alcuna assistenza estera o d'altro. Anche quest'anno affronteremo ostacoli e sfide continui nei nostri progressi, ma nessuno può cambiare la nostra determinazione e volontà e fermare il nostro vigoroso avanzamento e il nostro popolo riuscirà a raggiungere con successo i suoi meravigliosi ideali e obiettivi. Lavoriamo tutti energicamente e con un solo pensiero e la volontà per la prosperità e lo sviluppo genuino del paese, del popolo, della patria socialista. Buona fortuna Kim Jong-un, auguro a tutti i coreani un anno di progressi nel processo di riunificazione coreana.